Siamo qua per parlare di ciclismo, di bicicletta, di quello che abbiamo iniziato 2 settimane fa, quindi l'ultra cycling. E chi meglio del nostro ospite oggi, quindi di Mario Favini, ci può raccontare un po' la sua esperienza. Ciao Mario, benvenuto! Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Grazie a te, per noi è un piacere quando si parla di due ruote, poi di sofferenza, di quella che piace, di quella che ti porta a fare lunghe distanze, no? Raccontaci un po', Mario, com'è stato il tuo avvicinamento all'ultracycling? Qualcosa che ti porti dietro da bambino o comunque hai scoperto negli ultimi anni? Allora, diciamo che è una cosa che ho scoperto negli ultimi anni, ma sicuramente ha molto a che fare come ero anche da bambino, perché sono sempre stato un bambino abbastanza ossessivo e un po' particolare. Comunque, diciamo che negli ultimi anni mi ci sono avvicinato a partire dal 2015. Diciamo che io ho corso un po' in bicicletta da ragazzino, poi l'ho lasciata per tanto tempo. A 26 anni nel 2014 ho ripreso la bici. Nel 2015 ho scoperto che esisteva l'ultracycling, che esisteva la Race Across Italy, e da lì quello è diventato un po' il mio obiettivo. Anche se ero poco allenato, poco performante, alla prima Gran Fondo ero arrivato ultimissimo, ho detto voglio mettermi in condizione di poter fare questo tipo di gare. E da lì piano piano mi sono preso qualche anno, fino al 2019, per allenarmi. Il 2020 l'ho dedicato alle gare di ultracycling più corte, le ultrafondo, tra i 300 e i 400 km, e poi 2021-2022 invece corso sulle distanze maggiori. Ok, quindi comunque un avvicinamento anche graduale. Hai parlato della prima Gran Fondo, quindi sulle delle distanze un po' più piccole. Cos'è cambiato in te da quando hai intrapreso quell'attraversamento della finish line nella prima Gran Fondo ad oggi? Sono cambiate. Mario, è cambiata anche un po' la tua mentalità di vedere lo sport, nel senso, sei diventato più competitivo, comunque c'è stato sicuramente anche dei sacrifici, giusto? Completamente diversa la mentalità che avevo allora rispetto a quella che ho avuto negli ultimi anni, nel senso che quello che può essere un hobby, una passione, una cosa che fai così per piacere, perché fai la garetta, perché fai la Gran Fondo, piano piano diventa una cosa che è sempre di più un po' il centro della tua vita, nel senso che comunque ti ritrovi ad avere degli obiettivi, a pensare a quegli obiettivi, ad allenarti per quegli obiettivi, poi incominci a mangiare per un'alimentazione di un certo tipo perché vuoi raggiungere quegli obiettivi, a riposarti perché vuoi raggiungere quegli obiettivi, quindi insomma tutto inizia a girare un po' intorno a quello che è un grande sogno alla fine, ed è una cosa molto bella che ha dato davvero un senso alla mia vita, ecco. Cambia la mentalità, cambia l'approccio e soprattutto poi cambia anche proprio come ti senti con te stesso, nel senso che riuscire a fare certe cose ti dà anche una carica di sicurezza che ad esempio io non avevo. Io non sono mai stata una persona con tanta autostima, sicurezza, eccetera, e dedicarmi a questo sport mi ha aiutato tanto anche in questo senso. È una maturazione a tutto tondo, ecco. Ecco, Mario, hai detto 2 o 3 paroline magiche che a me fanno vedere anche se un po' così, mi cercano di darmi un po' la carica, no? Hai cambiato l'alimentazione, hai cambiato ovviamente gli allenamenti, ma hai cambiato anche il riposo. Io sono ignorante in materia, io peso 90 kg, cerco di andare in bicicletta, non faccio quello che fai te, comunque mi diverto, no? Io mi diverto sulle lunghe distanze. Però una cosa appunto che non ho mai curato è l'alimentazione, si vede, e anche il sonno, perché comunque dormo poco e via dicendo. Quindi quanto sono importanti questi 2 fattori? Quindi alimentazione e riposo. E come Sono sono cambiati anche? fondamentali. Tutti quando iniziano ad andare in bici o a fare anche, credo, qualsiasi altro sport, non pensano tanto a queste cose, pensano a fare uscita in bici e divertirsi. Poi piano piano ti rendi conto che se cambi quello che mangi mentre sei in bicicletta e quello che mangi dopo, il giorno dopo tu sei molto più fresco a livello fisico, ti recuperi meglio. E poi la grossa altra differenza è proprio quella del riposo, cioè è un allenamento anche mentale a essere tranquilli, rilassati, a lasciare andare le cose, perché il recupero mentale e fisico deve essere al top se vuoi poi riuscire a fare un certo tipo di prestazioni. Quindi dormire nel modo giusto. Io tantissime volte litigavo con la mia compagna perché lei è una che sta a leggere a letto per ore e ore. Io alle 10 iniziavo a dire, ecco, devo dormire, e diventava anche abbastanza insopportabile, però poi in effetti funziona, ecco.
Quindi sono due cose importantissime. Per quanto riguarda l'alimentazione, l'importante è mangiare tanto, cioè, e le cose giuste, ma soprattutto devi mangiare molto più di quello che ti aspetti. E il riposo è la stessa cosa, cioè devi riposarti molto di più di quello che uno penserebbe. Perché comunque l'impegno energetico e anche mentale in uno sport così è tantissimo. Cioè io mi allenavo più o meno 20 ore a settimana e sono tante. Cioè, quando fai 20.000 km all'anno, sottoponi il tuo corpo e la tua mente a uno stress molto alto e quindi devi sapere come far fronte a quello stress. È impegnativo, è impegnativo. Ma sai che l'alimentazione, vabbè, ripeto, io sono un cazzone, quindi non posso aggiungere. Però il riposo. Cioè, è facile. Allora, o arrivi alle 10 che sei cotto, che sei stanco, che la testa non frulla più e non gira più niente, no? Però so, è difficile comunque imparare a dosare il corretto riposo. Poi andiamo magari in carenza, spesso e volentieri. Sì, è difficile anche perché poi quello che succede spesso ormonalmente quando ci si allena tanto è che ci sono degli ormoni come il cortisolo che aumentano e quindi diventa anche più difficile riuscire a dormire bene, riuscire a riposarsi, a staccare davvero. Quindi devi sempre andare a dosare l'allenamento giusto, che deve essere tanto ma non può essere troppo, con anche delle tecniche per rilassarsi, per meditare. Così io faccio tanto yoga, meditazione, cose del genere che aiutano tantissimo. Nell'ultracycling, tra l'altro, è una cosa che serve ancora di più perché poi devi essere capace in gara magari di dormire per un quarto d'ora e metterti steso, dormire un quarto d'ora e addormentarti. Quindi sono tutte tecniche che bisogna un pochino padroneggiare, ecco, almeno a me è servito tantissimo saperle padroneggiare un po'. Quindi è fondamentale allenarle. Quindi hai parlato anche di 15 minuti, quindi microsonni. Io non sono mai riuscito a capire come uno può, ripeto, non ho l'esperienza, però nella mia testa, ma immagino anche quella di molte persone che magari ci seguiranno e ci ascolteranno, no? Nei vari podcast o nei video. Parliamo spesso del microsonno, questa tecnica, il fatto di fermarsi, abbandonare completamente i pensieri e la testa e riuscire in quei 15 minuti non entrare in un sonno profondo che poi ti stanca più di quello che era prima, ma magari di generare un attimino le cellule, la mente e ripartire. Ma lo trovo tanto difficile perché mi immagino in una competizione quante cose ti possono portare comunque ad aumentare i pensieri invece che a diminuirli. Sì, è proprio così. E il segreto, almeno per me, è stato essere capace di correre senza avere nulla nella testa. Cioè, quando sei in bici dopo 10, 12, 15, 20 ore, in un certo senso riduci tutto alle cose essenziali e minime. Devi pedalare, mangiare, non cadere quando sei in discesa, non farti mettere sotto dalle macchine. Queste sono le cose a cui si riduce il tuo pensiero. E sei talmente concentrato su queste cose, hai un controllo talmente totale sulla bicicletta, sul tuo corpo e sulla tua mente, che poi quando capisci che è il momento di riposare e ti stendi per quei 15 minuti, dopo 30 secondi tu sei già completamente addormentato. La cosa incredibile è che poi tutti pensano che questa sarà una sofferenza incredibile perché sei sveglio magari da 30 ore e dormi 15 minuti. Invece, il momento in cui ti metti a dormire, il momento in cui torni in bici, per me sono sempre stati bellissimi perché ti senti rinato dopo i 15 minuti, cioè la sensazione che ti dà anche un sonno così breve è bellissima. Dopo stai da Dio, cioè ti sembra di poter fare tutto, ecco. E questa è stata un po' la mia esperienza con i microsonni. Certo, devi essere capire anche un po' come sei fatto tu, perché non siamo tutti uguali. E questa del sonno è una delle cose più difficili da allenare, per cui ci sono persone che vanno bene a fare magari il microsonno da 15 minuti, chi da 30 minuti. A me è capitato a volte magari di aver bisogno anche di fare tre quarti d'ora in certi casi, oppure in altri casi dire no, sto bene, posso andare avanti. È importante essere capaci di dormire in questo modo, ma anche essere lucidi e capire quando è il momento, perché è vero che magari se stai sveglio mezz'ora in più puoi guadagnare qualche secondo o qualche minuto, però se invece per colpa di quella mezz'ora in più che stai sveglio ti schianti, allora poi finisce Certo, male. i problemi sono altri, Eh sì. diventano altri. Hai parlato anche di yoga e quanto ti aiuta la meditazione? A me aiuta tanto, mi aiuta tanto sia per quanto riguarda lo sport che per quanto riguarda la vita quotidiana, perché comunque
anche se lo sport per me è sempre stato uno stacco dalla vita quotidiana, proprio una parentesi a parte in cui sto bene, posso essere tranquillo. Tu quel tempo che dedichi allo sport lo devi sempre incastrare all'interno di una vita che volenti o volenti è frenetica. Non è molto naturale per come è fatto l'essere umano, secondo me, perché siamo tutti di corsa, perché devi lavorare quelle 40 ore a settimana quando va bene, devi sistemare casa, devi fare tutte le commissioni del mondo, eccetera, e quindi si è sempre di corsa. Ed è indispensabile avere un momento in cui invece stacchi. Ti prendi un momento che sia per te, ma che sia proprio anche di riconnessione con te, perché siamo tutti impegnati a fare delle cose e molto spesso invece perdiamo quel contatto con noi stessi, con i nostri bisogni, con quello che c'è nel profondo del nostro io, ed è secondo me molto importante riprenderlo, almeno per me è una cosa importante. È un concetto, secondo me, che probabilmente è difficile, di difficile approccio, perché comunque entrare in questo meccanismo alimentazione, sonno, meditazione, tu prima hai detto io sono concentrato durante la fatica, nell'attenzione alla bicicletta, questo, quell'altro, la pedalata, i pericoli, vi dicendo, no? Dall'altra parte, immagino che le prime volte, e qua però puoi darmi o smentire o confermare direttamente te. Immagino che comunque le prime volte ci sia anche un affaticamento nel farsela passare, come si suol dire, no? Una lunga distanza, 30-40 ore in bicicletta, e capire un po' come migliorare e quindi anche come approcciarsi a delle tecniche, come hai detto anche te, la meditazione. Sì, all'inizio non è facile e secondo me c'è un po' quella soglia tra le 12 e le 16 ore che è quella che fa la differenza. Cioè, se chi si avvicina a questo sport, se ti rendi conto che dopo 12-16 ore stai ancora bene, anzi quasi quasi mentalmente stai meglio, vuol dire che allora le distanze fanno per te. Io ho sempre avuto questa predisposizione e mi sono sempre trovato molto bene sulle lunghe distanze, perché comunque riuscivo a liberare la mente, dopo un po' non pesavo più niente e in quello stato lì ci potevo stare per tutto il tempo che volevo in sostanza. E invece ho sempre fatto molta fatica sulle cose brevi e intense, cioè veramente una fatica terribile. Ma le gran fondo erano il tipo di fatica era forse peggiore in una gran fondo da 5 ore che non in un ultra cycling da 24, per dire. E ognuno ha un po' la sua predisposizione, il suo modo di essere in questo. E le prime volte per me non sono state così difficili, anzi, sono state più difficili forse le ultime volte, le gare che ho fatto l'anno scorso, perché comunque avevo già fatto tante gare, non erano più, tra virgolette, una novità, e quindi in un certo senso quel tipo di controllo totale che devi esercitare su te stesso, per sapere di poter finire la gara e per farla bene, veniva un pochino meno, no? Per cui potevo anche lasciarmi un po' andare perché tanto sì, più o meno so cosa succede dopo 8 ore, più o meno so cosa fare e così via. Sì. Come probabilmente eri già portato per le lunghe distanze, quindi magari così ti è stato anche facile magari provarci, no? Ma io ripeto, non so mica se sono più che essere portato sulle lunghe distanze, secondo me ero molto poco portato per quelle brevi, perché ho fatto 50 o 60 gran fondi e ho sempre fatto pena, quindi non è che c'è tanto da girarci intorno, cioè quel tipo di sforzo lì, proprio quello breve, a me non viene bene. Adesso Non... ultimamente stiamo andando a correre a piedi, 10 km e così via, cioè, la morte, davvero. Ma secondo me il bello delle lunghe distanze comunque è anche il tempo che ti dedichi a te stesso, quindi probabilmente se ne hai bisogno è anche più piacevole, no? Qua arriviamo, Mario, alla tua esperienza in quella che tu hai definito una gara durissima ma indimenticabile, la Ultra Cycling Dolomitica. Com'è che ci arrivi a una gara così? Quindi 700 km, 17.000 metri di dislivello positivo. Sì, l'Ultra Cycling Dolomitica è considerata la gara più dura al mondo come rapporto tra distanza e dislivello, perché non è lunghissima come chilometraggio, 700 km non sono tantissimi per una gara di ultra cycling, ce ne sono di più lunghe, ma quei 17.000 metri di dislivello, tutti sulle Dolomiti, sono una discreta mazzata, ecco. E io ci sono arrivato in realtà un pochino, diciamo,
con l'abbrivio delle gare che avevo fatto prima, perché il mio obiettivo è sempre stato principalmente riuscire a fare la Race Across Italy. Io non è che sono partito con l'idea di fare l'ultra cycler di alto livello, fare un sacco di gare, eccetera. Il mio obiettivo da ciclista che iniziava nel 2014-2015 era sì, fare la Race Across Italy. L'ho fatta, dopo ho fatto altre gare e alla fine l'anno scorso ho detto provo a fare anche questa, che era quella che mi spaventava di più, perché è una gara che veramente a me, io poi in salita non sono forte, cioè proprio la salita non è il mio terreno, e era una gara che mi faceva parecchia paura, perché è una gara durissima, estrema, e soprattutto ci sono, c'è in mezzo il Fedaia che fai dopo più o meno non a metà gara ma quasi, quindi sei già in bici da 20 ore e ti becchi il Fedaia, che è una botta allucinante. Dopo il Fedaia ancora sì e no 8.000 metri di livello, se non sbaglio, adesso non mi ricordo il preciso, però ne è ancora tanti, quindi è davvero dura. Ci arrivi con tanto allenamento, con tanto riposo e soprattutto con la predisposizione mentale a dire devo finirla, cioè devo arrivare in fondo, comunque il mio obiettivo è quello. La focalizzazione sull'obiettivo è davvero importante, ecco, quella è un'altra cosa che fa la differenza. Ecco, Mario, tu dici, l'hai detto in maniera molto semplice, anzi troppo semplice per me, no? Ti ho detto, arrivi comunque con la focalizzazione di un obiettivo. Ma non è così immediato, perché lo sforzo penso che sia uno sforzo sovraumano, non solo fisico ma mentale. Quindi il fatto di essere molto concentrato vuol dire, e qui ce lo fai sapere te, vuol dire aver tanto allenamento, ma non solo in bicicletta. Perché hai detto te, arrivi al Fedaia che hai già fatto quasi 10.000 metri di slivello e non è che dici, va bene, dai, ancora una è andata. No, abbiamo ancora 8.000 metri, 7.000 metri di slivello, insomma, quindi non poco. Sì, devi essere abituato a pedalare per tante ore, a pedalare di notte. Io ad esempio mi allenavo tanto dalle mie parti, io sto abito sul Lago Maggiore, quindi ho parecchie montagne vicino. E mi capitava magari di uscire alla mattina e poi di tornare alle 4 di notte, perché devi abituarti a fare le salite col buio e soprattutto le discese col buio. Devi avere un'abitudine proprio a questo tipo di anche di coesistenza con il rischio, perché comunque il rischio è molto alto, cioè tu ti trovi a fare per due notti le discese delle Dolomiti, in cui puoi trovare animali, puoi trovare macchine, animali, qualsiasi cosa, e quindi devi essere abituato a non sbagliare mai, ecco. E l'unico modo per farlo è mettersi alla prova costantemente, continuando ad allenarti su quel tipo di percorso, su quel tipo di distanze e su quel tipo di condizioni. Poi c'è anche tutta la faccenda che riguarda proprio la logistica in corsa, per cui il cibo che devi portarti, le luci, come organizzare i caricabatterie, tutte queste cose, anche quelle sono tutte cose che devi allenare, perché devono diventare delle procedure a cui tu non pensi neanche più. Tu sai che a quell'ora lì devi cambiare caricabatterie, l'hai già fatto perché l'hai già provato in allenamento, lo fai in automatico, così non sprechi energie mentali per pensare a cosa devi fare. L'organizzazione della gara prende tanto tempo ed è una cosa che è fondamentale per poi riuscire ad arrivare a terra alla fine della gara. Ecco, quello che mi è piaciuto molto di quello che hai appena detto è che noi abbiamo sempre parlato in queste chiacchierate di come poter affrontare, anzi faccio un passo indietro Mario, il With My Bike nasce apposta per dimostrare alle persone normali, che a chi ci ascolta, a chi ci guarda, che è possibile, ok? Noi vediamo tanti, io vedo Mario, un supereroe che riesce a fare la ultra cycling dolomitica, no? Però mi dimostri che Mario non ha dei poteri sovraumani per i quali riesce a fare. Mario ci dedica tempo, ci dedica attenzione, tanti sicuramente sacrifici, tanti allenamenti, magari tante volte sarebbe stato bello uscire a mangiare la pizza con 3-4 birrette, ma meglio di no, perché comunque devo stare attento. E quindi questo ci porta a chiacchierare appunto di quello che tu stai facendo. E mi ha fatto molto piacere di come hai portato l'attenzione sugli automatismi che devi arrivare a raggiungere affinché le cose più banali, il mangiare, la luce, il caricabatterie, il power bank, non diventino un problema per te, ma diventi un automatismo che ti aiuta in automatico a pensare a quello che tu stai facendo senza perdere la concentrazione. Questo mi immagina
anche quanto tempo ci devi dedicare per testare queste cose, perché tu hai portato l'attenzione sulle luci. 40 ore di gara all'incirca vuol dire comunque attraversare 2-3 notti, dipende un po' gli orari di partenza. Quindi vuol dire, prova a spiegarmelo te, come ti organizzi? Power bank, no? Uso la Dynamo, no? Cioè, anche solo l'aspetto luci che io lo trovo molto importante e lo trovo addirittura, secondo me, uno scoglio per molti, perché il pedalare di notte pensiamo che sia molto, ma molto complicato e pericoloso. Allora, il pedalare di notte io avevo una. Quando ho iniziato ad allenarmi veramente per ultracycling nel 2018-2019, avevo terrore di pedalare di notte e era proprio una cosa che mi faceva paura. Ho provato la prima volta e ho detto: è meglio che di giorno, perché obiettivamente di notte c'è il vantaggio di essere molto più. Diciamo che le cose che hai intorno ti aiutano, perché tu non vedi tutto quello che hai intorno, vedi solo quello che inquadra il tuo faro. Non senti nulla, le macchine le senti quando arrivano magari da 300 metri di distanza, c'è meno traffico, c'è una condizione che ti aiuta di più ad essere concentrato, secondo me. Ecco. Quindi non è così difficile pedalare di notte. Devi essere organizzato. Io ho sempre fatto prima delle gare, almeno un paio di settimane prima, iniziavo a farmi una tabella con gli orari, l'orario di partenza, l'orario a cui pensavo di essere a tutte le time station, che sono i 2 o 3 punti di controllo dell'organizzazione, dove puoi lasciare una borsa con tutto quello che ti può servire, e a seconda degli orari mettevo giù da una parte il cibo, l'abbigliamento, le cose da portarmi dietro, dall'altra parte con la faccenda delle luci, per cui io parto alle 9 del mattino con la luce davanti, quella piccolina soltanto per farmi vedere, quella dietro idem, arrivo alla prima time station alle 17 di sera, devo prendere una luce fatta così per la notte, un'altra luce più forte perché quando sono in discesa uso anche quella, le luci posteriori devo cambiarle e mettere quella più forte, prendo già un power bank perché il Garmin potrebbe scaricarsi, e so che posso attaccare il bank col cavetto, devo avere il cavetto pronto. Quando arrivi alla time station dopo lasci giù quelle luci lì, recupero un altro power bank, magari se fai il microsonno hai un power bank in più che lasci di grosso e attacchi direttamente le luci per ricaricarle un pochino, o il Garmin a seconda di quello che serve. Devi essere proprio organizzato, quindi conoscere bene l'attrezzatura che hai a disposizione, sceglierla e conoscerla bene. Provarla, ad esempio, io ho scoperto una luce davvero del cavolo da 20 euro forse, però un fanale fantastico che in discesa è come avere gli abbaglianti della macchina, no? Quando ho scoperto quella lì mi ha cambiato la vita in discesa, cioè un'altra cosa. Che luce si trova? E è una luce banalissima della Decathlon che forse non viene neanche più prodotta, però ne avevo comprate 3, ce le ho lì perché per carità sono la manna in discesa davvero. E quindi devi proprio testare, conoscere e organizzarti bene. Organizzarti sempre con un po' di margine, per cui tu sai che magari il powerbank può non servirti, però per sicurezza magari lo prendi lo stesso. Ecco, perché poi sai, ci può sempre essere imprevisto. A me è capitato proprio la Dolomitica, ho avuto un problema con la bici, ho perso quasi 2 ore alla fine, perché ora che trovi un meccanico che ti guardi la bici al volo, che riparti, ce ne passa. E quelle 2 ore ti cambia parecchio poi nella dinamica della gestione della gara. Immagino che sia anche molto importante, visto quello che ci ha raccontato, anche l'organizzazione dell'alimentazione. Quindi 40 ore, una voce così che spesso ho sentito, bisogna mangiare ogni 45, 50, 60 minuti al massimo. Mi immagino cosa uno deve portarsi dietro. Qual è invece la tua esperienza e anche i tuoi consigli per chi ci ascolta? Allora, io quello che ho visto su me stesso, e magari poi sai, ogni persona è fatta diversamente, però ho visto che per me il grosso aiuto arriva dalla borraccia, cioè avere sempre un mix in borraccia di maltodestrina e fruttosio e un po' di sali aiuta tantissimo, perché dovendo avere un intake calorico, cioè assumere calorie in grandi quantità, farlo soltanto col cibo solito è impossibile, cioè il grosso arriva comunque da quello che hai in borraccia. Io ho sempre usato tanto mix di maltodestrine e fruttosio e sali. Diciamo che in una gara come la Dolomitica, adesso non ricordo precisamente, ma comunque si arriva quasi ai forse 700-800 grammi di mix li consumo. In più i gel, che anche quelli aiutano parecchio, circa uno all'ora per me era la mia, diciamo, il mio standard.
a volte con la caffeina di notte, piuttosto che normali. E poi il solido, il cibo solido, per cui barrette anche proteiche, perché un po' di intake proteico serve, e non un pasto vero e proprio, ma io mi sono sempre trovato bene facendo magari uno snack nelle time station dove lasciavo le borse, con magari due cracker, piuttosto che cose un pochino più simili al cibo vero, anche perché poi devo dire che se consumi qualche decina di migliaia di calorie in 40 ore, cioè se per sbaglio passi di fianco a una pizzeria, il rischio di fiondarsi dentro a farsi tre pizze è elevato. Quindi devi dare un po' di soddisfazione anche al tuo gusto. Giustamente, giustamente. Non ti fermi comunque con non utilizzi cibi tipo paste, tipo comunque chiamiamoli dei pasti normali, gare così. No, io ho sempre fatto comunque un'alimentazione senza glutine, con il meno possibili cereali, ma in realtà poi in gara un pochino li utilizzi perché se devi aumentare così tanto il numero di calorie li utilizzi. Però no, il classico piatto di pasta l'ho sempre evitato come la peste, anche perché appesantisce, ti dà una botta di glicemia che magari dura per un'ora e poi hai il calo drastico. Bisogna cercare di una regolarità, e in questo avere la maggior parte delle calorie che arrivano dal mix in borraccia è fondamentale, perché tu continui a bere in modo costante e funziona molto bene. Allenamenti come ultimo step, Mario. Cosa vuol dire iniziare? Quindi, se ti ricordi la tua prima esperienza, cosa vuol dire iniziare una sessione di allenamenti per uno sforzo come l'ultracycling dolomitica? E soprattutto, Mario, se ti sei autogestito, comunque ti ha aiutato magari una figura esterna. Sono sempre stato seguito da un preparatore, Cesare, che mi ha aiutato tantissimo. Lui magari proprio sull'ultra non aveva mai seguito nessuno, ma ci siamo messi un po' insieme anche dicendogli come erano le mie sensazioni, come andavano le cose, e vedevamo le cose un pochino insieme per quello che riguarda la bici. Per quello che riguarda invece la palestra, che è un'altra parte fondamentale dell'allenamento per l'inverno, io di palestra capisco niente, quindi mi affidavo totalmente alle sue schede. E quello che ho visto su di me è che è molto importante sicuramente fare distanza, fare lavori lunghi, fare il lungo del weekend, diciamo, piuttosto che i due lunghi della settimana, però è importantissimo, e a me serviva tanto tanto, mantenere anche allenamenti brevi e ad alta intensità. Probabilmente perché, come dicevo prima, l'alta intensità è la cosa che mi viene peggio. E invece mantenendoli, soprattutto i lavori di forza massimale, eccetera, si riesce a mantenere una buona efficienza del sistema neuromuscolare che ti aiuta tanto, perché dopo 30 ore in bici la tua efficienza neuromuscolare cala, ma cala parecchio. Quindi avere una buona prestazionalità da questo punto di vista ti permette proprio di arrivare alla fine che comunque tu non pedali più bene come prima, però non pedali così male. Quindi io ho sempre abbinato allenamenti lunghi con sedute brevi, e con lavori ad alta intensità, quindi le classiche ripetute VO2 max, piuttosto che le classiche, le partenze da fermo, o non l'SFR, no, però qualcosa di un po' più intenso e più breve dell'SFR. Ecco, questo è quello che a me ha aiutato tanto. Però ognuno ha il suo modo di essere, perché conosco atleti che invece rendono bene facendo, cioè l'atleta forse più forte in Italia in questo momento è Daniele Rellini, che mi ha battuto un sacco di volte e che invito tutti a seguire, perché è veramente un ragazzo che si merita di essere seguito. Lui è uno che fa 60.000 km all'anno, cioè Mamma mia. lui è, sì, cioè su un fisico e su un atleta come lui rende bene quello. Su di me no, su di me rende bene invece un allenamento anche meno chilometri, ma magari con un po' più di sedute di intensità. Penso che poi sia fondamentale avere magari qualcuno che ti segue, perché capisce che tipo di atleta sei e ti fa fare le cose giuste, ecco. Giusto per far capire a chi ci ascolta, a chi ci guarda, Mario, hai parlato di VO2 Max. Da fermo, FSR, di cosa stiamo? Qual è il tema principale, la tecnica? Com'è che si sviluppano queste tipologie di allenamenti? Ma diciamo che oltre all'allenamento lungo possiamo dividere gli allenamenti un po'. Allora, premesso che io non sono mica un professionista del mestiere, non sono un preparatore di intelligenza, però ci Beh, sono un po'.
Mario, è quello il bello, è far capire alle persone come una persona che ha famiglia, lavoro e passione, via dicendo, cerca di organizzarsi, capito? Quello è lo scopo. Due tipologie di allenamenti fondamentali che sono quelli per la forza, quindi sforzi vicini a quelli massimali per breve periodo e quelli invece più metabolici, per cui un lavoro ad alta intensità con come focus la potenza massima, cioè la potenza in un certo lasso di tempo. Io ho sempre fatto un paio di sedute, una dedicata alla forza, quindi con un po' di partenze da fermo e un po' di ripetute da 30 secondi, un minuto, a wattaggi molto elevati e a cadenza bassa, e un'altra seduta invece più dedicata all'intensità, quindi con un'uscita magari da 2 ore, con delle ripetute a VO2 max, che è quell'intervallo di intensità che puoi mantenere fino a 6-8 minuti, per intenderci, quindi un po' sopra all'FTP, che è invece l'intensità che teoricamente puoi mantenere per un'ora. Oltre a questo, poi ci sono i test, perché se si lavora col misuratore di potenza, bisogna fare ogni 4 settimane, diciamo, un test per vedere qual è la tua FTP, che è il valore che io ho sempre usato come, diciamo, base su cui poi andare a settare i miei allenamenti. Quindi si fa il test, vedi qual è l'FTP, da lì si ricava il valore che devi mantenere di potenza per le ripetute da 4 minuti, quello che devi mantenere quando invece fai magari lo sweet spot, che è un altro lavoro ad intensità più bassa, che magari mantieni per 12 minuti, piuttosto che invece i wattaggi che devi mantenere quando fai il minuto a bassa cadenza. Ecco. È un po' una cosa scientifica che però secondo me è molto divertente, cioè a me piaceva parecchio anche questa parte dell'allenamento, mi è sempre piaciuto tanto. Interessante, ma complicato. No, no, no. Basta leggersi un paio di libri e poi ci si capisce qualcosa. Poi con un preparatore bravo che ti indirizza, sì, No, si capisce. hai fatto bene prima anche a ricordarci come l'allenamento in palestra a livello anche posturale, via dicendo, è molto utile, no? Perché uno immagina, beh, cavolo, vado in bici, faccio l'ultracycling, faccio solo bicicletta. No, non è solo quello, bisogna curare anche tutto un aspetto che magari va a lavorare su tipologie di muscoli o comunque di articolazioni che magari non sono coinvolte nella bicicletta o che vengono magari troppo coinvolte, di conseguenza è fondamentale. Ma utilizzi anche sport oltre alla corsa alternativi per andare a scaricare, tipo, non so, il nuoto o altre tipologie? Il nuoto talmente male che preferisco evitare, no? Tranne qualche volta in estate al lago piuttosto che al mare, però no, poca roba. Corsa, palestra, lo yoga, no. Altre cose io Ok. In palestra, certo che la parte importante, cioè è molto importante, oltre alla parte dedicata alla forza, che si fa soprattutto in inverno, tutto quello che riguarda invece la propriocezione e la capacità, diciamo, di utilizzare tutti quei muscoli che non sono coinvolti direttamente nello sforzo della pedalata, ma che fanno il resto. Nell'ultracycling, ad esempio, è fondamentale la mobilità della schiena e i muscoli della schiena, perché correndo con le appendici si sta per tanto tanto tempo sulle appendici, quindi in una posizione abbastanza in avanti, inclinata. Io mi ricordo che alla Race Across Italy ci sono delle discese che durano magari 20-25 km, in cui stai sulla pendici sempre perché non ci sono i tornanti, quindi non devi neanche frenare. E alla fine la schiena è abbastanza sollecitata, ecco, dopo 30 ore inizia a essere un po' sollecitata. Penso che siano proprio importanti come sport, perché uno pensa sempre alla salita, ma poi c'è anche la discesa, come detto te, la discesa lunga e dritta, ma c'è anche la discesa lunga e piena di tornanti, quindi che sei Sì. continuamente con i Eh sì, freni, le mani le vai a sollecitare. le mani sono, per me sono sempre state disastrose. Infatti, ho fatto solo il primo anno a correre senza appendici, e avevo le mani che facevano veramente tanto male. Con le appendici è cambiato tutto, perché con le appendici, almeno io le uso quasi anche in salita, quindi tutta un'altra cosa. Sì. Comunque è tutto sollecitato parecchio, perché comunque quando stai in bici per tutte quelle ore senza staccare, praticamente è chiaro che ogni punto del corpo può essere un problema. È anche il motivo per cui, oltre alla faccenda di allenamento, ginnastica, palestra, eccetera, anche la biomeccanica è importante, cioè avere una posizione in bici che sia
che sia quella giusta, perché basta pochissimo e si possono fare danni. Giusto, giusto, anche la posizione sia fondamentale. Mario, allora in chiusura, prima di dare un po' di informazioni sui contatti, quali sono i prossimi appuntamenti? Qual è la programmazione 2023? 2023 mi sono preso un anno sabbatico. Ho deciso di staccare con le corse perché dopo gli ultimi 3 anni che ho dedicato totalmente a questo sport, mi sono reso conto già dalla race corsa dell'anno scorso che, cavolo, no, forse adesso è il momento di mollare un attimo perché, sai, come ti dicevo, 20 ore a settimana di allenamento, le vacanze dedicate all'ultra cycling, tutto che gira intorno a quello. Ho proprio voglia di fare anche qualcosa di diverso, quindi in più, vabbè, dal punto di vista familiare, dal punto di vista del lavoro, eccetera, gli impegni ci sono sempre e anzi, per me sono anche un po' aumentati, quindi quest'anno non correrò di sicuro e vedrò un po' cosa combinare in futuro, chi lo sa. Chi lo sa, quindi, ma non correrai, ma continuerai, giusto? Sì, no, io in bici ci vado sempre, cioè, anche stamattina prima dell'intervista comunque ero su Zwift, ho fatto la mia rullata, eccetera. Certo Quindi... che ho calato gli allenamenti e devo dire che la mia forma fisica è calata disastrosamente, cioè, sono passato da 320 watt di FTP e adesso ne avrò 260 forse, perché da quest'autunno ho un po' mollato. Non parlare male di 2,60 perché io ho 2,61. Quindi Ebbene, buona. la buona, bassa, mi dicevi. No, scherzi a parte. E ti dedicherai un po' al gravel, al cicloturismo piuttosto che al bikepacking o via dicendo? Io invidio tantissimo chi ci riesce perché io non sono capace. Cioè, io se inizio a fare qualche cosa che riguarda lo sport, divento subito competitivo, devo farlo al top e purtroppo ho questa testa qua. Mi dispiace perché io vedo un sacco di gente che fa cose bellissime con Ovvio. bici da gravel, viaggi, eccetera. Io faccio fatica, cioè, ci ho provato un paio di volte, ma non fa per me. Però ho comprato una moto con cui farò turismo senza fare fatica. Ma non è la stessa cosa, secondo me. No, 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 non è squadra. Quindi sarà sicuramente un anno comunque sabbatico. Hai Sì, già sì, sì. comunque hai già pensato al 2024, ti hai già frullato qualcosa No, no, in testa. no, ancora no, vivo nel presente. Quindi non ti poni cosa sarà, insomma. No, 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 al momento E non hai neanche paura di quest'anno sabbatico, sì, tantissima. Cioè, sinceramente sì, perché comunque. Se dal 2015 mi sono dedicato al ciclismo al 90% del mio tempo, adesso devo dire che ogni tanto mi dico, ok, ma adesso cosa faccio? Sì, cioè, è molto strano, ecco, uscire da questa mentalità, perché anche se sono stato, cioè, io comunque ho sempre avuto un lavoro e tutto il resto di una vita normale, però l'ho vissuta proprio al 100%, meraviglioso, bellissimo, quindi sì, un pochino mi fa paura, devo dire. Devo trovare cose nuove e riuscire a organizzarmi bene con me stesso. Farò tanta meditazione, quindi riuscirò a stare tranquillo lo stesso, dai. Bene Mario, intanto con The Lost Boy in sottofondo andiamo un po' a concludere questa bellissima chiacchierata. Mi ha dato anche un po' di carica forse per riprendere la dieta, vediamo un po'. Dai, dai. Mario Favini, lo possiamo trovare su Facebook, Mario Favini Ultra o su Instagram, Mario Favini. Se, non so Mario, se qualcuno ha dei consigli da chiederti, delle informazioni, può comunque contattarti tramite messaggio. Assolutamente sì, e invito anche tutti quelli che dovessero vedere questo video ad andare a cercare anche gli altri ragazzi che fanno ultra cycling, perché siamo un gruppo di pochi, ma persone che fanno davvero cose incredibili. Quindi tutti quelli più forti, anche più forti di me, cercateli e seguiteli perché vedrete cose molto interessanti. E vorrei aggiungere che provare fa parte comunque dell'esperienza. Si sbaglia, si capisce come funziona, si migliora, perché l'ultra cycling non è una cosa per pochi, è una cosa per tanti. Bisogna sicuramente sacrificare del tempo libero, la famiglia, piuttosto che insomma le uscite con le amiche, tutto quello che sono magari altre passioni. Però, come ci ha detto Mario, poi hai una soddisfazione e una forza dentro di te che è unica, insomma. Sì, Provateci, confermo. provateci ragazzi. Allora, in chiusura,
queste chiacchierate, come abbiamo detto prima, servono per far capire che noi ci possiamo riuscire. Non ci sono supereroi, c'è gente che ci dedica. Come sempre le trovate su youtube.lucamares.it, su spotify.lucamares.it. Mario, un ringraziamento speciale a te per il tempo che ci hai dedicato. E... grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Grazie a te e alla prossima. Ciao Mario. Alla prossima, ciao.